Ci sentiamo spesso definire un paese debitore, diciamo anche l'altro giorno a Bruxelles, e tocca sempre spiegare che non è vero, posto che siamo il terzo contribuente al bilancio dell'Unione Europea e al programma greco. Si vede che la psicologia e la politica dell'uguaglianza sono complesse. Insomma, siamo dei poveracci morti di fame o siamo dei grandi contribuenti? Cioè, io comincio a vedere che lei è molto confusa, devo dire. È significativo che io presento il mio libro qua e Mario Monti lo fa a Bruxelles, in un teatro che c'è appunto con tutto il ricordo della democrazia, non è Europa. Ma dunque, e questa è la grande contraddizione, c'è stato un articolo sulla Financial Times quando uscì la storia del Fondo Salvastati, dove il giornalista diceva anche se l'avessero voluto inventare non avrebbero potuto produrre una cosa così assurda, no? Perché è assurdo. Allora, come funziona il Fondo Salvastati? Ogni Stato deve contribuire, il Fondo Salvastati lo sapete che serve, no? Per salvare gli Stati che si trovano in una situazione di crisi e quindi gli Stati debitori della periferia. Però il contributo dipende dalle dimensioni dell'economia. Allora, siccome noi siamo la terza economia di Eurolandia, dopo la Germania e la Francia, noi siamo i terzi contribuenti, che vuol dire che la nostra quota è una quota proporzionale alla grandezza della nostra economia. Però noi siamo pure quelli che dovrebbero accedere al secondo salvastati. Perché siamo quelli che poi mi sarei nobiltà economica, cioè rimasta la casa nobiliare, però non ci diamo la mangiare. Allora che succede? Che noi diamo i soldi al Fondo Salvastati che poi ce li presta a noi con un tasso di interesse che è più alto del tasso di interesse al quale noi lo diamo al Fondo Salvastati. Per cui uno dice, infatti la teoria del Financial Times è bellissima, perché dice, ma questi ci vanno o ci sono? Ecco, quindi questa è, diciamo, la storia. È chiaro quello che dice Monti, è giusto, però qualcuno è come sono queste affermazioni che hanno un significato all'interno dell'eurocrazia ed hanno un altro significato invece dal punto di vista politico, che molti, io lo riporto nel libro, infatti ha detto che il migliore esempio del funzionamento dell'euro è la situazione della Grecia, perché in quale altre situazioni i greci avrebbero messo in ordine i loro bilanci, che è la stessa cosa che succede da noi, nel senso, in quale altre situazioni gli italiani avrebbero messo ordine ai propri bilanci, se non con un vincolo di bilancio tale per cui noi non possiamo più indebitarci con noi stessi, perché già abbiamo il famoso fiscal compact, che è assurdo, tutti i maggiori economisti, tutti i premi Nobel hanno detto ma gli italiani sono impazziti completamente, è come, non so, è come nuotare con una mano legata dietro. È esattamente questo. Allora io do un vincolo di bilancio per cui nel momento in cui io ho bisogno, perché c'è una crisi economica, di una politica espansiva per contrastare questa contrazione economica, io non lo posso fare perché la Costituzione me lo proibisce. Questo ovviamente è il fiscal compact. A proposito di fiscal compact, appunto, mi diceva Loretta prima di cominciare il più bello articolo che ho letto sul fiscal compact, l'ha scritto Luca Paolo Virgilio su un sito che si chiama Rivoluzione Economica. Tu lavora col Censis e ora ti avvii a fare la riforma, l'hai detto. Ci racconti cosa è, cosa consisteva questo articolo secondo Loretta perfetto sul fiscal compact, che è una cosa bella complicata, invece che noi facciamo tutti un po' fatica a capire esattamente cos'è. Molto volentieri, spero di non deludere l'attesa. Allora, il fiscal compact è una di quelle, diciamo, di quelle politiche, di quegli strumenti, se vogliamo, che l'Unione Europea in questo suo delirio legislativo ha progettato per, questo è stato detto, no? È stato raccontato, per porre fine, per attuare delle misure contro la crisi e per ripristinare le condizioni per cui gli stati possano tornare a crescere, dunque l'economia tornare ad essere competitiva. E in realtà è uno di quei casi, insomma, di quegli esempi che spiegano benissimo quali siano le stupidità, insomma, e i controsensi logici che le politiche dell'Unione Europea stanno assumendo. Diciamo che il fiscal compact, come così pure il meccanismo europeo di stabilità, sono
politiche e strumenti che hanno un comune denominatore, cioè l'idea che l'austerità serva a rilanciare la crescita e a rilanciare l'economia. Questo è un controsenso logico che penso sia abbastanza intuitivo, però nel momento in cui si sentiva parlare di queste cose in TV e ci venivano a raccontare in continuazione come le soluzioni ai nostri problemi, eccetera, eccetera, allora ho pensato, andiamo a vedere cosa dice questo fiscal compact, cosa dice questo meccanismo europeo di stabilità, cosa dicono i trattati europei, perché queste cose sono state istituite attraverso trattati tra gli stati che vi hanno aderito. Questo è successo all'incirca nell'estate scorsa, quindi nel pieno del governo Monti, che è stato uno dei principali fautori di queste politiche. Dunque il fiscal compact fondamentalmente dice che gli stati devono ridurre il proprio debito pubblico fino ad una percentuale pari al 60% del PIL. Questo devono farlo entro 20 anni dell'attivazione dal dato in cui la norma diventa effettiva, che credo sia il 2013, insomma, credo sia resta. L'Italia al momento credo abbia un rapporto deficit PIL circa pari al 126%, non è corretto? 126. Questo vuol dire che per rientrare in quel 60%, insomma, in quel parametro, entro 20 anni, lo Stato dovrà di fatto devolvere ogni anno all'incirca 50 miliardi di euro, più o meno, forse sto sbagliando per difetto, alla riduzione del debito pubblico. Questo che vuol dire? Sono soldi che entrano i creditori di quel debito, quindi a chi aveva acquisito i titoli di Stato che hanno costituito quel debito, e quindi in massima parte istituti di credito, in buona parte stranieri. Qual è il problema? Va a finire la nostra IMU praticamente, ma non solo la nostra IMU, la nostra sanità, la nostra istruzione e la nostra vita fondamentalmente, perché si tratta di una cifra enorme che non tiene conto però degli ulteriori soldi che lo Stato deve pagare in interessi sul debito che comunque viene a continuare ad essere accumulato, e sono soldi che vengono eliminati, diciamo, sottratti alla spesa pubblica, quindi alla spesa per servizi, welfare, istruzione, stipendi pubblici e quant'altro. Lo Stato in che modo può racimolare questi soldi, diciamo? Beh, ha tre strade fondamentalmente. Una è ridurre la spesa pubblica, un'altra è aumentare le tasse, e la terza è privatizzare, vendere il patrimonio e così via. Se noi analizziamo queste tre strade, diciamo, vediamo che non c'è una che sia veramente desiderabile, perché fondamentalmente tutte e tre hanno molti più contro che pro. Se agiamo sull'aumento delle tasse, cosa succede? Aumentando le tasse ovviamente si va a intaccare la ricchezza privata, quindi la ricchezza delle famiglie, la ricchezza delle imprese. Quando le famiglie hanno meno soldi da spendere, chiaramente calano i consumi. Quando calano i consumi, le aziende hanno meno stimolo a produrre, quindi licenza, e quindi si innesca quella spirale, diciamo, eccessiva. Molto chiara. Paese, esattamente quello che è capitato quest'ultimo anno, no? Esattamente, anche da un po' prima, che comunque non potrà che andare peggiorando ulteriormente in futuro. Questo per quanto riguarda la prima delle strade. Quindi diciamo, aumentare le tasse non è desiderabile, ed è comunque quello che è stato fatto. Al tempo stesso però cosa è stato fatto? Si è detto riduciamo la spesa. Ora, la spesa pubblica, sì, cioè sicuramente una parte di spesa che può essere razionalizzata, no? Si parla sempre di ottimizzare la spesa delle spese della sanità, migliorare l'efficienza, perché sono tutte cose sacrosante, che qualsiasi uomo governo, qualsiasi persona in buon senso, insomma, reputa desiderabile ovviamente. Ma quella parte di spesa pubblica che, diciamo, si trasforma in efficienza, che si trasforma in corruzione, tangenti e quant'altro, è sicuramente una parte molto 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 marginale nel complesso, e di certo non è sufficiente neanche a intaccare minimamente il discorso del debito. Quindi dove si va a agire sul grosso della spesa, che è quella utile, la spesa pubblica, diciamo, in servizi, pagamento delle pensioni, istruzione, la sanità e quant'altro. Quindi di fatto da un lato ci impoveriscono togliandoci soldi attraverso l'aumento delle tasse, e dall'altro ci tolgono anche i servizi, e quindi noi saremo costretti a andare a cercare da privati e quindi a pagare di tasca nostra.